Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e sì, avete ragione, abbiamo saltato una settimana, ovvero martedì scorso non è uscito l'episodio di Gamecast, molto semplicemente perché ero a Milano per vari eventi che vedrete comunque nel sito. Sicuramente potrete già aver visto il reportage su Lego Wars e arriverà anche quello su Ghost Recon Wildlands. Ma entriamo subito nel topic di questo episodio, ovvero Zelda. L'ho chiamato l'importanza di chiamarsi Zelda perché a conti fatti la saga nata dalla mente di Shigeru Miyamoto ed evolutasi nel l'arco di questi ultimi 30 anni assieme alla stessa Nintendo e all'industria dei videogiochi, con Breath of the Wild uscito il 3 marzo su Wii U e anche tra la lineup di lancio, o meglio quasi a comporre unicamente la perla della lineup di lancio di Nintendo Switch, è a conti fatti un gioco che segna un punto fermo, una rivoluzione nell'industria stessa. Oltre ad aver convinto tranquillamente tutta la critica con un Metacritic praticamente di 98, uno dei più alti nella storia, e ad aver totalizzato il maggior numero di perfect score a livello di critica, è stato ovviamente anche apprezzato e ben accolto dal pubblico e da tutti gli amanti della saga e dai neofiti. Perché? Beh, molto semplicemente perché questo capitolo di Zelda, come nessun altro mai prima, probabilmente riesce a condensare tutta l'esperienza a livello non soltanto di gameplay e di narrazione, ma anche di stile e di direzione artistica che questa serie ha saputo portare avanti, tenendo alta l'asticella del livello qualitativo per l'industria nel corso di questi ultimi 30 anni. The Legend of Zelda Breath of the Wild rappresenta uno di quei punti fermi, di quei punti di non ritorno nella storia dei videogiochi, come sono stati ultimamente anche The Last of Us o magari il primo Dark Souls, che segnano fondamentalmente un prima e un dopo, cioè c'è un prima e un dopo The Legend of Zelda Breath of the Wild nel modo di fare questo tipo di giochi. C'è un prima e un dopo Dark Souls, c'è un prima e un dopo The Last of Us, c'è un prima e dopo penso a Super Mario 64, c'è un prima e dopo Shenmue. Ci sono stati vari giochi che di generazione in generazione hanno scandito dei cambiamenti abbastanza grossi nella percezione del medium videoludico e nel modo stesso di fare videogiochi. L'eredità, se così vogliamo, di The Legend of Zelda Breath of the Wild non si limita dunque soltanto a questo titolo e prolunga quella che da ormai 30 anni è una delle saghe più importanti del mondo videoludico. A questo proposito voglio parlarvi in questo episodio di Gamecast e darvi qualche consiglio per approcciarvi alla saga di The Legend of Zelda, anche se fosse per voi appunto la prima esperienza quella con Breath of the Wild, oppure se voleste recuperare altri titoli o magari altre storie inerenti alla saga per la prima volta. Il mio primo consiglio per chi si approcciasse alla saga di The Legend of Zelda soltanto ora è banalmente di scegliere un gioco della serie e cominciare a giocare. Negli scorsi giorni ho trattato in modo abbastanza approfondito la struttura narrativa e la cronologia ufficializzata da Nintendo per la saga nell'approfondimento La Leggenda di Zelda tra storia e mito, dando una doppia chiave di lettura dell'opera nella sua interezza al fine di sciogliere un po' la matassa per chi vi si avvicinasse soltanto adesso. Certo è che i vari giochi sono disseminati qua e là su molte diverse console della casa di Kyoto, non spesso di facile reperimento, e molti dei titoli, anche tra i più belli, potrebbero risultare invecchiati male per i più giovani, soprattutto quelli dell'era NES e Super Nintendo. Viene però in nostro aiuto un'altra arte, il fumetto. J-Pop aveva infatti già da tempo portato in Italia gli albi manga di diversi capitoli di Zelda, tra cui anche A Link to the Past, la cui storia è stata narrata, tra le altre cose, anche in un volume unico del maestro Shotaro Ishinomori, autore di Cyborg 009. Questi albi stanno arrivando adesso anche in delle splendide Perfect Edition, sempre a cura di J-Pop, come questa, ultimo volume appena uscito, ovvero Majora's Mask, al cui interno troviamo anche l'adattamento di A Link to the Past, questa volta del maestro Akira Imekawa. Si tratta di manga davvero davvero belli che mi sento di consigliare a chiunque voglia avere una visione abbastanza più cross-mediale e completa possibile di quello che è appunto l'universo, il macro-universo di The Legend of Zelda.
Ebbene, anche per questo episodio di Gamecast è tutto. Fatemi sapere la vostra sulla saga di Zelda, su come vi ci siete avvicinati, magari su qual è stato il primo capitolo che avete giocato, qual è quello che avete preferito e amato più di altri, che ha segnato un po' il vostro percorso da giocatori, e magari, perché no, se avete comprato Switch o se avete comprato Zelda, anche magari per Wii U, e cosa ne pensate. Non dimenticate ovviamente di leggere il magazine, di lasciare un mi piace se non l'avete già fatto nella nostra pagina Facebook e di iscrivervi ai nostri canali YouTube. Se invece voleste seguire me personalmente, trovate qui di sotto tutti i riferimenti per i miei social. Bene, direi di aver detto tutto, quindi ci vediamo sicuramente in un prossimo episodio, sperando di riuscire ad essere, a tornare costanti, martedì prossimo, sempre qui su Lega Nerd con Gamecast. Ciao!